e iniziamo con un importante riconoscimento, un'importante manifestazione enogastronomica che si terrà in Piemonte. Sono 30 le gelaterie, 27 a Torino e 3 in provincia, che domenica 24 marzo, sotto l'egida del gruppo gelatieri dell'EPAT Subalpina, parteciperanno alla prima giornata europea del gelato artigianale, istituita ufficialmente il 15 luglio dal Parlamento di Strasburgo. Vuole essere un'occasione per promuovere uno dei prodotti gastronomici più amati non solo in Europa ma addirittura in tutto il mondo, il gelato artigianale. I 14 paesi partecipanti, 12 dell'Unione Europea, 2 extra, l'Italia che vede rappresentate tutte le sue regioni, i maggiori centri italiani. Perché Torino ha deciso di partecipare a questa iniziativa? Clara Vercelli lo ha chiesto al presidente ASCOM di Torino, Maria Luisa Coppa. Subito dopo ai nostri microfoni il campione del mondo della gelateria e successivamente il mitico Silvano, che a Torino conoscono tutti, il quale ci spiega come si fa il buon gelato. Credo che sia obbligatorio che Torino partecipi a questa giornata, perché noi esprimiamo veramente una grande tradizione gelatiera, abbiamo dei nomi conosciuti in tutto il mondo, non c'è turista che venga a Torino e che non frequenti le nostre gelaterie storiche, non solo storiche, quindi non può esserci, diciamo, il gelato europeo senza Torino. Quindi abbiamo partecipato con il nostro gruppo di gelatieri dell'EPA, molto molto professionale. Abbiamo qui anche il Filippo Novelli, che è il gelatiere che ha vinto la Coppa del Mondo del gelato, quindi Torino ha veramente dei grandi nomi e una grande professionalità. E quindi domenica ci sarà questa giornata con un gusto europeo, quindi con un gusto scelto a livello internazionale. E ci sarà anche un prezzo europeo, 1 euro, e quindi credo e mi auguro che ci sia una grande affluenza. Certamente speriamo in una giornata di sole che faciliterebbe l'utilizzo della fruizione del gelato, e quindi insomma siamo molto onorati del nostro gruppo gelatieri. È uno dei settori che in questi anni ha avuto un ampliamento che credo sia sotto gli occhi di tutti. Gelaterie e pizza al taglio sono stati i due settori più implementati in questi ultimi anni, e può anche dare occupazione a chi eventualmente guarda l'internazionalizzazione, perché ci sono paesi ad esempio del Mediterraneo che si affacciano al turismo, che si affacciano ad una nuova economia e che forse non conoscono ancora sufficientemente bene il gelato come alimento, e quindi ci sono veramente delle possibilità anche sull'internazionalizzazione del prodotto. Come si diventa campioni del mondo di gelateria? Beh, bisogna innanzitutto avere una poliedricità, nel senso che il gelato è il centro del concorso. Viene però attorniato da tutta una serie di lavorazioni, che sono la lavorazione dello zucchero, la lavorazione del cioccolato, la lavorazione del ghiaccio, che va al di là di quello che è la semplice gelateria. Io infatti spingo sempre i giovani a vedere il nostro mondo della gelateria a 360 gradi, essere curiosi e cercare nell'enogastronomia, soprattutto torinese e piemontese, perché noi siamo fortunatissimi, perché abbiamo una ricchezza infinita, di non vedere solo il gelato ma tutto quello che c'è intorno, il gelato principe con tutto quello che c'è la possibilità di creare intorno al gelato. Con quale creazione ha vinto il campionato mondiale? Di creazioni ce n'erano 9, e ogni creazione aveva all'interno la media di 16-18 gusti, quindi c'erano abbinamenti particolari. Diciamo che il gusto principale di cui io mi sono occupato, che ero responsabile, era la scultura in cioccolato, che è stata poi una scultura di 2 metri, e il gelato gastronomico, quindi un gelato erroneamente detto salato, però utilizzando prodotti che di solito sono salati, come il pane, il pomodoro, il basilico, il gorgonzola, tutti questi abbinamenti enogastronomici. Un buon gelato artigianale, anzitutto bisogna essere
professionisti nel senso di avere un po' di esperimento, di aver lavorato in alcune gelaterie, aver imparato di non essere improvvisati, con tutto rispetto, c'è alcuni che si improvvisano e diventano anche bravi, però non danno la massima sicurezza. Poi adoperare prima di tutto l'igiene, poi adoperare materie prime selezionate, dal latte alla panna, alle uova con guscio, alla panna fresca. E poi io mi rivolgo in particolar modo ai giovani. Quello che fa il grande, non solo il gelato, ma è una regola di vita, l'entusiasmo. Senza l'entusiasmo non si raggiunge mai niente.